Bentornati in casa Cassandra. Allora, non fate caso alla faccia sconvolta, ma sono quasi le 9. Prima di andare a cenare, volevo farvi vedere l'haul del Livre Rocher. Allora, vi avevo detto che forse l'ultimo vlog avevo fatto un ordine con diverse cosine del Livre Rocher. Allora, ho preso questo pennellino angolato che apriamo insieme, solo che notavo poco fa che mi sembra un pochino spesso. Non so se potete notare. Quindi praticamente spesso di qua non vorrei che mi facesse una riga un po' troppo spessa, però c'è da studiarlo. Poi ho preso per il secondo anno consecutivo la crema quella defaticante gambe leggere con cui mi ero trovata benissimo l'anno scorso e meno male perché è ritornato il caldo e stasera me lo metto. Praticamente dice che appunto la sensazione di gambe leggere alla texture gel ultra fresca, anche se come vedete al colore sembra più latte, quindi più che un gel è lattiginoso, e dice che si applica sulle gambe per prevenire la fatica o i primi segnali di stanchezza. Io la uso, mi faccio la doccia bella fresca nelle gambe soprattutto con l'acqua quasi ghiacciata e poi applico questa. Poi ho voluto prendere questo solare protezione SPF 30, praticamente è uno spray solare invisible, 0 tracce, bla bla bla. Agitare prima dell'applicazione, non applicare sul viso, ma tanto io userò quella 50 della bambina. E rinnovare frequentemente, quindi col fatto che spruzziamo, col fatto che è trasparente, dovrebbe anche essere facile da applicare. Ha questo colore giallino. Ha un odore fantastico. Comunque si stende molto facilmente. Spero che non sia il Monoi, però. Vabbè, devo andare a guardare perché se è il Monoi, io sono fregata perché a me il Monoi non so perché mi fa una strana allergia. Poi ho preso l'olio sotto la doccia, questo qui, che è un 200 ml, dovrebbe essere, sì, 200 ml, estratto d'avena per pelli molto secche, senza olio minerale. Penso che sia comodissimo appunto d'estate. In un attimo lo mettete sotto, cioè con la pelle ancora bagnata, appunto sotto la doccia, e si dovrebbe asciugare in automatico. Questi sono prodotti, a parte quello, che non ho ancora mai provato. Poi ho preso questo spray acqua attiva abbronzatura, che leggevo poco fa. Praticamente questo è un 100 ml che va usato 2 settimane, no, 3 settimane prima dell'esposizione solare. Va applicato anche sul viso e serve appunto per attivare l'abbronzatura, quindi in teoria con questo vi dovreste abbronzare prima, però non va applicato da solo senza una protezione solare perché appunto non è un solare. Poi ho preso il gel doccia concentrato 40 docce. Questo è il nuovo, dovrebbe essere I Love My Planet, perché è molto appunto concentrato. È un 100 ml, bla bla bla, non c'è l'italiano, vabbè, pazienza. E poi, per ultimo prodotto, ho ripreso la crema, quella che vi avevo mostrato nell'ultimo video, quella Sensitive Vegetal, che è la crema idratante lenitiva. È un super video velocissimo, tanto per mostrarvi questi prodotti. Se vi può interessare, magari più in là vi posso fare un video specifico sui prodotti, magari Yves Rocher, con i quali mi sono trovata bene, con quali mi sono trovata meno bene. Se vi può interessare, fatemelo sapere naturalmente con un commentino. Se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!